permettimi ovviamente anche una riflessione che penso che abbia su un fatto grave che penso che abbia colpito la coscienza di ognuno di noi. Oggi, proprio venerdì 11 ottobre, CGIL e CISL e UIL nazionale hanno deciso di definire una giornata, non la chiamo di mobilitazione nazionale, ma una giornata per riflettere e ragionare intorno a quello che è successo a Lampedusa. Evidentemente su questo fatto che non ci può, per tutte le questioni, lasciare indifferenti. Abbiamo poi fatto per venire anche tutto quello che è un po' le proposte che hanno condiviso CGIL e CISL e UIL su tutto questo tema importante che va su un piano molto più globale, che non si ferma al nostro paese, ma che non può vedere ovviamente il nostro paese, ma l'Europa più complessivamente, stare a assistere a questo fenomeno e non invece definire iniziative politiche per permettere anche di governare davvero questo flusso notevole di persone, di bambini, di famiglie. E permettetemi anche questa riflessione, anche che è una riflessione che facciamo ogni tanto, ma che su questo noi anche come CIS di Bergamo svolgiamo quotidianamente un lavoro importante. Lo svolgiamo attraverso l'ANOL, anche con la presenza, anche su tutto il tema dei rifugiati. Lo svolgiamo anche in forte sinergia e collaborazione anche con le altre realtà di volontariato. Forse questo è un lavoro dell'organizzazione che non ha fare, ma vi posso assicurare che è un lavoro quotidiano fatto di relazioni, fatto di lavoro, fatto di accoglienza, che anche la vostra organizzazione quotidianamente svolge. Poi si trasforma anche in proposte politiche, l'iniziativa che abbiamo fatto anche che abbiamo condotto anche con le scuole su tutto il tema, per esempio anche dalla cittadinanza italiana a coloro che sono nati, che frequentano le scuole insieme ai nostri figli, che hanno, a nostro parere, il diritto di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana, e anche nell'interesse evidentemente di questo paese scommettere anche su queste giovani generazioni, significa guardare anche il futuro. Quindi ecco, per questo motivo mi sembra di cogliere anche questa esigenza, davvero fare proprio questo minuto di raccoglimento anche in memoria anche delle vittime. Il caso è totalmente drammatico, parla di oltre 300, sono arrivati a numeri che sono proprio incredibili. Questi sono i numeri noti, poi ci sono invece tutte le tragedie che avvengono proprio nel totale silenzio. Quindi vi pregherei anche di fare questo minuto di raccoglimento.